Lea, che stai tagliando questo video, io lo so che sei un'infima. Avevi detto che non lo mettevi, invece lo stai mettendo. Lo so che lo stai mettendo. Hello everybody! Ciao a tutti, oggi sono qui con Alice, Alice, Alice like Audrey. Okay. Sapete tutti che Alice è una truccatrice molto brava che io stimo tantissimo perché vorrei essere brava come lei. E quindi oggi sono venuta a casa sua e così le faccio: Alice, non è che ti andrebbe di usare le tue doti sul mio viso? Così abbiamo deciso di fare questo trucco un po' alla Kylie Jenner. Sì. Cioè, lei si è ispirata un po' a Kylie Jenner usando me come modella. Esatto, perché lei voleva puntare sugli occhi. Facevamo un bel trucco da sera puntato sugli occhi. Esatto. Con un contouring. Perché esatto. Lei ama il contouring. Io ho un periodo fissa col contouring. Vabbè, comunque, vi lasciamo al video tutorial e niente, ci vediamo dopo. Bellissima persona. Allora, perché dovete sapere che io ho sempre sognato di farmi truccare da Alice perché io la amo, cioè. Allora, ho chiesto a Lea che cosa preferiva, cioè su che cosa voleva vertesse il trucco, e ha detto gli occhi. Esatto. E allora facciamo degli occhi. Facciamo degli occhi speciali. Iniziamo con dei fondotinta che però non mi serviranno per la base. Cioè, ti faccio anche la base, però siccome voglio iniziare dagli occhi, siccome facciamo degli occhi un po' importanti, li utilizzo come base per l'ombretto. Va bene. Allora, abbiamo messo il fondotinta sugli occhi, così almeno abbiamo uniformato il colore della palpebra. E passiamo agli ombretti. Hai preferenze, Lea? Vuoi scegliere? Io farei tipo su questi colori qua. Ok. Allora facciamo un nude, ma con qualche tono di marrone un po' più scuro a intenzificare la taccatura delle ciglia. Un po', non so, alla Kylie Jenner. Un po' alla Kylie Jenner. Vado con un color avorietto, cioè questi qui, insomma, color beige, un pochino luminoso, perché a te ti serve un pochino luminoso, ti dà un pochino di luce agli occhi. E andiamo sulla palpebra mobile. Col marrone andiamo a creare l'ombreggiatura. Il segreto dei trucchi, in particolare, è sfumare, cioè, vi dico questo, anche quando ero più piccola io, se avete tempo per truccarvi, avete tempo, allora andate anche con gli ombretti, se non avete tempo, non usate gli ombretti, o perlomeno, cioè, magari mettete uno luminoso sulla palpebra e sfumate e basta, perché dobbiamo perdere tempo nella sfumatura, perché altrimenti viene uno schifo, proprio uno schifo, quindi se abbiamo tempo scegliamo o gli ombretti, o eyeliner, capito? Perché ombretti e eyeliner più o meno ci si mette un pomeriggio intero, quindi se c'è una giornata per, allora va bene tutti e due, altrimenti, insomma, questo è quanto. Poi fa come te pare, se non te va bene. Il discorso è sempre questo: finiamo di fare la parte alta del trucco, quindi sempre la palpebra mobile. Voglio dare un pochino di intensità all'attaccatura delle ciglia, poi ti faccio anche l'eyeliner, però prima con il marrone vado a fare tipo linea di eyeliner un po' sfumata. Facciamo l'eyeliner e poi la linea finale, comunque la codina la facciamo dopo, perché prima ti devo struccare la parte sotto perché okay. Sei un po' sporca. Leggermente. Leggermente appena. Leggermente. Hello. Alice like Audrey mi sta mettendo il fondotinta sul viso. Yes. Adesso col marrone andiamo sotto le ciglia inferiori a dare un pochino di intensità allo sguardo, quello è importante, eh? Attenzione solo se avete particolari problemi con le occhiaie, perché si mettono in evidenza. Questo deve essere un contouring da Kylie Jenner. Vai, pennellino abbastanza piccolo, terra opaca, dall'orecchio, in questa maniera qui, andiamo verso la bocca,
vedete in questo modo? Questo modo qui, sia da una parte che dall'altra, andiamo in primo luogo a fare il segno in questo modo qua e poi la lasciamo così. Lip gloss sulle labbra. Bene, questo è il trucco finito. Spero che vi piaccia. Alice è una piccola maga. Piccola maga. Piccola maga, guarda com'è bella. Bene, se questo video vi è piaciuto e volete rivedere un'altra collaborazione del genere o in generale un'altra collaborazione con Alice, Alice, Alice like Audrey, ricordatevi di mettere un pollice in su, perché così sappiamo che vi piace. Vi piace la coppia. La coppia Aliea. Leice, 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 hashtag Leice. Hashtag Leice. La coinquilina mancata. Bene, ciao a tutti. Bella lì. Ciao, ci vediamo presto. Un po' di valeriana per Alice anche, sì. Se c'è, vabbè, insomma, ciao!